Qui diceva che credeva nella PAC, colpito a morte dalla palla al piede della burocrazia, è ancora morto per errato funzionamento dell'applicativo. Insomma, la protesta delle croci degli allevatori e degli agricoltori, la Coldiretti, ritorna in piazza a Cagliari. Battista Qualvu, quali sono le emergenze? Le emergenze purtroppo sono risapute, il problema è che la burocrazia prende dei tempi biblici e i tempi della burocrazia, della politica, non coincidono con i tempi delle imprese agricole. Abbiamo necessità di snellire, ci sono 45 milioni di euro fermi dalle domande della siccità, a oggi su 20.000 domande presentate, istruite solo 1.000 e liquidate 300 domande. Questo non può essere il passo che si aspettano gli imprenditori agricoli. Bisogna che il Presidente della Regione, Solinas, si prenda la responsabilità di mettere in pagamento queste domande quanto prima. Se c'è qualcuno che ha problemi, poi gli chiederanno indietro i denari. 45 milioni di euro dunque per gli agricoltori e gli allevatori sardi per domande di siccità bloccate da quanti anni? Ormai stiamo parlando di calamità del 17, quindi di oltre 2 anni, mentre sul settore ovino si sono istruite in tempi abbastanza celeri le 13 euro a capo che ci sono stati dati, non può esserci un'agricoltura di serie B che aspetta ancora con questi tempi biblici della burocrazia. Altre urgenze? Altre urgenze, abbiamo domande di PSR, penso a domande di difesa del suolo, biologico, indennità compensativa. Domande del 2016 ferme per burocrazia, faccio l'esempio della mia pratica, sono capitato a controllo positivo, tutto ok, però ancora devo aspettare, il motivo non lo so ancora, tempi biblici dell'istituto. E poi in ultimo anche la questione del prezzo del latte. Assolutamente, il prezzo del latte purtroppo del formaggio non è aumentato così come ci si aspettava, bisogna risederci, capire e mettere a correre i soldi del bando degli indigenti e ritirare quelle che sono le scorte di formaggio. Per fare questo abbiamo chiesto all'ente terzo, alla prefettura, di andare a verificare nelle aziende di trasformazione quanto realmente c'è di formaggio in venduto e a base di quello organizzare un lavoro simile.